Ciao a tutti da Vittorio. Milinkovic Savic ha risposto alle critiche. Partita sublime contro il Camerun ai mondiali, alla faccia di chi diceva che Milinkovic Savic non era in grado di gestire la tensione di un evento così importante. La Gazzetta dello Sport un paio di giorni fa aveva detto che il mondiale per Milinkovic Savic era in salita, che il prezzo era crollato, che adesso 40 milioni era il prezzo giusto. Milinkovic, come al solito, è in silenzio, ma risponde sul campo. Partita mostruosa perché ha fatto di tutto. Nel primo tempo, quando il Cameron, nei primi 20-25 minuti, ha attaccato, si è trasformato in Lucas Leiva, ha recuperato milioni di palloni aiutando la difesa serba. E poi, quando è servito, nella fase finale del primo tempo, ha siglato il gol del momentaneo vantaggio. Qualcuno dice colpa del portiere. Milinkovic è stato bravissimo, secondo me, a farsi trovare nel posto giusto, nel momento giusto e con intelligenza, anziché tirare forte, ha cercato di piazzare, sorprendendo il portiere. E poi nel secondo tempo il 3-1 momentaneo della Serbia nasce da una grande giocata di Milinkovic-Savic, furbissimo a servire il giocatore libero in area di rigore. Ma racchiudere la partita di Milinkovic-Savic solo in questi due gesti sarebbe veramente riduttivo. Come ha detto il commentatore Rai a metà secondo tempo, Milinkovic-Savic è ovunque. E effettivamente era ovunque: centrocampo, difesa, in attacco. Milinkovic-Savic ha fatto una partita mostruosa. E infatti il cambio, sostituire Milinkovic-Savic sul tre pari, è stata una scelta che onestamente non ha capito nessuno. Visto che sì, Milinkovic-Savic non stava bene, ricordiamocelo, ha preso una botta alla caviglia e sicuramente era stanco, ma era di gran lunga il giocatore più forte di questa Serbia in campo. Kostic ha sbagliato tanto. Vlahovic, mister 70 milioni, che per la Gazzetta rimangono sempre 70 milioni, non è neanche sceso in campo, ma Milinkovic-Savic ne vale 40. Ecco, io già sento il rumore dei soldi di Lotito che ha già alzato ulteriormente il prezzo per questo Milinkovic-Savic, che ripeto, è un giocatore fantastico. Ovvio, non può essere decisivo in tutte le partite, non può essere perfetto in tutte le partite, non può decidere tutte le partite. Ma quando gioca, e bisogna dire una cosa, che gioca spesso, sono poche le partite dove Milinkovic non rende, è un giocatore devastante. Devastante perché sa essere devastante in tutto. Ripeto, nel primo tempo ha fatto benissimo la fase difensiva, poi ha deciso di avanzare e dare una mano in avanti ed è stato devastante anche lì. Giocate, gol, rifiniture, questo è un giocatore sublime. Andrà via a gennaio, a giugno, l'anno prossimo? Non lo so. Ovvio che se la Lazio non riesce a rinnovare il contratto, secondo me bisogna venderlo per non perderlo a zero, però non diciamo fregnacce. Milinkovic-Savic non vale 40 milioni. Se Vlahovic ne vale 70, Milinkovic, secondo me, ne vale almeno 30 di più di Vlahovic, che fa la panchina nella Serbia, nonostante la Gazzetta dello Sport l'esalti come se fosse Ronaldo o Mbappé. Milinkovic-Savic è un giocatore devastante. È un giocatore che merita probabilmente palcoscenici più importanti di quelli che gli sta offrendo la Lazio. Ma ripeto, non diciamo stupidaggini, questo è il giocatore più forte che c'è nella Serie A. Oggi lo ha dimostrato. Ovvio che nel calcio si gioca in 11, non basta un fenomeno per vincere le partite, soprattutto nel calcio moderno. L'abbiamo visto con Messi, l'abbiamo visto con Ronaldo, insomma, ci vuole il resto della squadra e oggi la Serbia non ha girato per 90 minuti, dietro hanno regalato troppo e quindi Milinkovic-Savic non basta, ma non diciamo più che Milinkovic-Savic non è un giocatore da grandi platee, non è un giocatore da grandi partite. Con la Lazio ne ha decise tanti di derby, di Lazio-Inter, di Lazio-Milan, della Lazio-Juve, eccetera. Non discutiamo più il talento di Milinkovic-Savic e non diciamo più cavolate che vale 40 milioni, per favore. Questo ovviamente è il mio giudizio, qual è il tuo? Scrivimi qua sotto e noi ci vediamo dopo con un altro video.